Grazie, onorevole Silvia Giordano. Grazie Presidente. Ormai lo sapete tutti perché c'è stato più modo l'occasione di portarlo in aula, anche se per obiettivi comuni, che ho una madre malata di sclerosi laterale amiotrofica. Ora, la situazione in questi 4 anni da quando gliel'hanno diagnosticata in una regione come quella Campania è stata indecente. Non siamo potuti andare all'ASL perché l'ascensore della città di Salerno, dell'ASL della città di Salerno è talmente piccola che non permette di far entrare le carrozzine. Mia madre non è potuta neanche più scendere di casa perché praticamente bloccata dalle barriere architettoniche, ma la cosa più bella è che almeno prima avevamo il parcheggio per disabili sotto il portone, ma il vostro sindaco, che non voglio neanche più nominare, non mi interessa, le ha tolte per metterci una palma perché è più importante il decoro piuttosto che le strisce gialle per disabili. Ora vedete, la situazione per i disabili in Italia è veramente drastica. Io non voglio fare commenti sul sindaco del PD che è condannato, lo state ricandidando, state cambiando la legge Severino per lui, non mi interessa, non me ne può importare di meno, ma venire in aula dove rappresentiamo tutti i cittadini e venire a sfruttare la situazione dei disabili per propaganda politica e per attacchi politici è veramente indecente. E auguro a tutti quanti presenti in quest'Aula di fare qualcosa piuttosto di continuare ad andare avanti a propagande, come fa il vostro Presidente del Consiglio, perché questo lo stato dei disabili è veramente indecente e lo avete causato voi per anni. E onestamente io quando torno a casa posso guardare mia madre e posso sapere che sto facendo di tutto. Cercate di fare lo stesso. Grazie. Grazie, non vi sono altri che intendono intervenire.